Fare i conti con l'ambiente, siamo a Ravenna, conferenza internazionale New Indicators for a Better World. Abbiamo il piacere di intervistare Maria Betti, Director of the Institute for Environment and Sustainability, Joint Research Center, European Commission. Ecco, possiamo tracciare così un summary, un sunto di una mattinata peraltro così ricca di spunti, come diceva, di provocazioni e di così anche di lampadine che ci sono accese un po' in questa... Certo. È stata una mattinata veramente interessante perché abbiamo avuto degli speaker che hanno parlato su come l'ambiente può essere considerato per uno sviluppo sostenibile, nel senso di indicatori e quali misure si possono prendere, sia nel campo, stamattina abbiamo sentito soprattutto dell'aria, della qualità dell'aria, sia della qualità dell'acqua, riferendosi anche alle direttive europee, soprattutto la Water Strategy Marine Strategy Framework Directive and Water Directive, dove si prevede la valutazione dello stato ecologico e dello stato ambientale di tutte le risorse idriche in Europa. Provocative, dicevo, perché chiaramente c'è una difficoltà alcune volte a sviluppare degli indicatori che siano estremamente esatti e pertinenti e che veramente diano delle risposte plausibili, e quindi c'è lo sforzo degli scienziati in questa parte dello sviluppo degli indicatori che poi devono essere usati dai policy maker per prendere le decisioni politiche per la ristorazione dell'ambiente e per una crescita durabile e uno sviluppo durabile e un andando verso il cosiddetta green economy and greening of the, certo, of the environment. Quello che abbiamo capito un po' intervistando anche altri speaker nella mattinata è che non è possibile generalizzare né avere indicatori universali, per esempio la dimensione locale o glocal è importante, così come è importante svincolarsi a quanto sembra anche da una lettura troppo finanziaria o money oriented degli indicatori stessi. Ecco, questa è l'ennesima provocazione che vogliamo lanciare. Beh sì, chiaramente gli indicatori devono essere su diversi livelli e devono essere appropriati all'argomento a cui si deve dare una risposta, questo è chiaro, quindi non possiamo generalizzare, usare un indicatore per tutte le risposte politico-scientifiche che dobbiamo assolvere. Grazie del contributo. Grazie.